Aie, trama ed anticipazioni della nuova soap opera turca di Mediaset. Aie è la nuova soap opera turca comprata da Mediaset. Anche questa volta al centro dell'attenzione c'è un amore difficile e tormentato, come accaduto per altre telenovele, come Endless Love. Il protagonista è Aslan, che fa parte di una famiglia allargata e molto potente, conosciuta da tutti a Istanbul ma allo stesso tempo piena di conflitti e problemi. Quest'ultimo ha intrapreso la sua strada ed è ora manager di una discoteca, anche se rimane profondamente legato alle sue radici e a tutti i problemi e le contraddizioni del suo nucleo familiare. Aslan è un uomo misterioso, astuto, che sembra nascondere tanti segreti. Tutto cambia con l'arrivo di Devin, una psicologa che vive in maniera molto diversa da Aslan. Devin è solare, non è dipendente dalla sua famiglia e non ha nulla da nascondere, e sembra subito infastidita da Aslan quando lo conosce. Lo stesso Aslan respinge Devin soprattutto quando crede che lei stia cercando di psicanalizzarlo. Nel corso del tempo tutto cambia e il loro legame si rafforza sempre di più cambiando del tutto forma, e si scopre che alla fine i problemi di Devin non sono tanto diversi da quelli di Aslan. Allo stesso tempo però la famiglia di Aslan non è d'accordo con questa relazione e sono molti i problemi che ostacolano la storia d'amore. I due quindi dovranno lottare per continuare a portare avanti la loro relazione che sembra non convincere nessuno. La soap opera turca Aile, comprata da Mediaset, ha nel cast diversi nomi di attori turchi molto conosciuti. La protagonista Devin è interpretata da Serenay Sarkaya, mentre ad interpretare Aslan è Kvan Statiltu. Quest'ultimo è un volto già molto conosciuto in Italia per via dei suoi ruoli nella Ragazza e l'Ufficiale e in Brave and Beautiful. Per quanto riguarda la data d'inizio della soap, al momento non ci sono dettagli in merito. Esiste anche la possibilità che Mediaset decida di mandarla in onda su Mediaset Infinity, come fatto già per diverse altre soap opera turche, oppure che vada in onda in prima serata verso la fine del periodo estivo. Il nome originale, Aile, sarà probabilmente modificato e verrà scelto un nome italiano, ma per il momento non ci sono indicazioni nemmeno in questo senso. Da tenere a mente che la serie in Turchia è stata rinnovata e non è ancora conclusa definitivamente, di conseguenza Mediaset dovrà decidere quando mandare in onda eventuali altre stagioni. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante Aile e siete felici di questo acquisto di Mediaset? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.